Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis per parlare del nuovo banner. Nuovo banner dell'evento estivo che sì, sinceramente non mi fa impazzire. Non è uno di quei banner che mi ha fatto saltare dalla sedia dicendo oddio incredibile, devo pullare. È un banner che a mio avviso è tranquillamente skippabile, anche perché io sono entrato, diciamo, nel mood di dover risparmiare il più possibile e cercare di portare più gemme possibili, soprattutto all'anniversario. Abbiamo questa concezione del fatto che l'anniversario sia, diciamo, un evento incredibile che porterà ovviamente ad un banner incredibile, quindi speriamo che le nostre intuizioni siano corrette, perché mi dispiacerebbe un sacco aver, diciamo, tralasciato alcuni banner per risparmiare l'anniversario e poi ritrovarmi praticamente con un pugno di mosche. Ma andiamo nel dettaglio, i personaggi sinergici, chiamiamoli così, di questo evento sono Vincent ed Eris. Vincent che ovviamente rifà Capolino con la testa, essendo il personaggio nuovo, e quindi stanno cercando ovviamente di ampliare subito il suo comparto armi, anche perché il primo banner con il quale è uscito il personaggio è un banner limit break. Quindi, essendo un banner limit break, è un banner che non avremo modo di recuperare così facilmente in futuro, e di conseguenza stanno dando l'opportunità di poter avere un Vincent buildato in modo decente con un'arma che sarà possibile comunque trovare in generale anche successivamente nei vari pool. Cominciamo dal vedere appunto il dettaglio ovviamente per quanto riguarda Eris è il costume a tema, diciamo, agrumato, per così dire, dove appunto abbiamo una nuova refined ability che è il Magic Word, che ci consente di ottenere 5% di HP in più e 15% di difesa magica in più, e poi il Magic Ability Mastery che noi già conosciamo avendolo visto su altri costumi, e per intenderlo in modo, diciamo, un po' più un po' più pratico per coloro che magari non sono avvezzi ai termini del gioco, è come se fosse un arcanum magico, quindi è un buff che stacca a parte rispetto al magic ability, che è praticamente un buff a parte. Invece questo, la mastery, si applica praticamente a parte. Infatti, come potete vedere, abbiamo un 15% di danno in più magico se la nostra stanza in attacco è caricata al massimo, e questo buff praticamente stacca con quest'altro buff che è il Boost Magic Ability. Soltanto Boost Magic Ability, che vi ricordo essere a parte e di essere di 7 livelli, mentre invece questi delle skin hanno un livello a parte, perché appunto dovete interpretarli come se fossero degli Arcanum. Stessa cosa anche per Vincent, prende gli stessi buff nella sua skin, quindi diciamo sono due skin praticamente identiche per quanto riguarda ovviamente le Refined. Cambia tutto però con le armi. L'arma di Eris è un'arma con 3 barre ATB che sinceramente parlando non è male dal punto di vista tecnico, perché comunque 3 barre ATB sono buone per una qualsiasi abilità, e ovviamente, diciamo, nella fattispecie, diciamo nell'attacco normale di per sé senza overboost, abbiamo la possibilità di incrementare il danno ghiaccio di potenza mid praticamente del nostro alleato, e poi di conseguenza abbiamo anche la possibilità di incrementare l'attacco magico se i nostri HP sono superiori al 50%. Quindi potenza mid con max potencies mid, mentre invece poi andando più avanti avremo potencies high con max potencies high, mentre invece per quanto riguarda l'attacco magico abbiamo un mid che però può diventare high.
quindi abbiamo una massimizzazione del, diciamo, del boost ghiaccio in realtà, ma anche del boost magico. È vero che boost magico e ghiaccio aiuterebbero tantissimo personaggi come Sephiroth, però non sottovalutiamo il fatto che il boost ghiaccio può comunque essere utilizzato da un personaggio fisico. È vero che il boost magico andrebbe perso, però quel boost ice, quel boost ghiaccio potrebbe in un qualche modo essere utile in futuro. Quindi avere la possibilità di recuperare quest'arma magari più in là, non per forza pullando su questo banner, potrebbe portare a delle strategie che sinceramente parlando non sono neanche male. Refined ability con boost attacco magico e buff debuff extension, che sinceramente parlando non mi fa schifo, anche perché dipende il personaggio che ovviamente dobbiamo andare ad utilizzare, avere un una refined più alta come secondaria in questo caso, perché il boost magico è 27 mentre invece il buff debuff già va a 36, quindi abbiamo una tier superiore per quanto riguarda il buff, in questo caso buff debuff, non è male, soprattutto se consideriamo il fatto che Aeris in un modo o nell'altro ha delle armi che consentono di buffare il team o comunque di buffare se stessa, quindi anche come refined potrebbe comunque dare un suo ottimo contributo. Support materia con attacco magico, attacco ghiaccio potenziato del 30% e sigillo circolare, dove appunto abbiamo il boost in questo caso per togliere più sigilli alla volta. È un'arma che sinceramente non mi dispiace più di tanto, però non pullerei adesso. È un'arma che cercherei tramite ticket, potrei mettere tranquillamente in wishlist, ma non è un'arma su cui punterei sinceramente adesso. Stessa cosa per Vincent, che possiede comunque un'arma ottima. Peccato le refined abilities, che danno pochissimo come boost magic ability. Queste sono armi che con queste combinazioni di refined io sicuramente metterei in wishlist o comunque pullerei, ma come potete vedere abbiamo un ottimo boost magico di addirittura 54 punti, quindi una tier massima praticamente di boost magico, ma boost magic ability soltanto 18 punti ad overboost 6 mi sembra veramente veramente poco. È un'arma comunque molto forte, perché comunque fa tanti danni già di base con un 650%, che non è poco. Sicuramente arriverà a 720 con overboost 1, 2 o quello che è, per arrivare poi successivamente a 1140 e infine 1300, che per essere danno non elementale può essere comunque un'ottima arma. Può essere un'ottima arma perché appunto il non elementale si può sfruttare bene o male in più occasioni, a differenza degli elementi dove delle volte purtroppo bisogna fare delle rinunce. Per quanto riguarda le support materia, anche in questo caso abbiamo attacco magic boost, ice boost, che sinceramente non me l'aspettavo per quanto riguarda l'arma, e poi boost con il sigillo triangolare, che è anche quello richiesto ovviamente per quanto riguarda questo evento, ma io ovviamente per questo evento sono già stracoperto, quindi non ho assolutamente intenzione né di pullare né di dover pullare né di fare niente, perché appunto chi ha Sephiroth come me massimizzato alla potenza massima non ha bisogno assolutamente di pullare in questi banner, ma soprattutto chi vuole risparmiare per l'anniversario non pullerebbe a prescindere. Ho apprezzato tantissimo il fatto che abbiano rimesso Vincent, perché comunque Vincent, essendo nuovo, ha comunque meno armi rispetto agli altri personaggi, quindi spero di poterlo rivedere anche in altri banner non troppo lontani, perché appunto nell'eventualità dovesse uscire un banner decente è comunque buono avere la possibilità di poter pullare comunque Vincent o comunque due personaggi che bisogna in un modo o nell'altro rafforzare. Il consiglio che vi do io sicuramente è quello di investire su questo banner Limit Break, se non l'avete ancora fatto, sia in vista comunque di Ramu, perché Glenn in questo caso diventa un mostro incredibile con appunto la sua Stream Slasher, che consente comunque di fare tantissimi danni acqua fisici, mentre invece per quanto riguarda Sephiroth abbiamo danni non elementali AOE molto forti, Zac con Arcanum fuoco e invece Cloud Arcanum ghiaccio però fisico, quindi potreste scegliere effettivamente di puntare
a Glenn se vi interessa per Ramu, oppure gli altri personaggi se ovviamente vi interessa in generale avere qualcuno di un po' più solido dal punto di vista fisico o magico, in base ovviamente alla vostra, diciamo, alla vostra preferenza. Ma credo che questo resti al momento il banner migliore sul quale investire per coloro che ovviamente non hanno ancora investito su nessuno. Quattro personaggi, tutti e quattro forti, tutti e quattro con comunque degli arcanum che vale la pena comunque avere per chi magari non li possiede, quindi ragionate sul da farsi, perché effettivamente parlando questo secondo me rimane il banner migliore. Detto ciò, non c'è altro su cui dobbiamo discutere. Spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere che ne pensate di questo Vincent e di questa Eris, e noi come sempre ci vediamo con un prossimo appuntamento. Bye bye!